Quanto è difficile in Italia fare una nuova legge e soprattutto fare in modo che fatta la legge non si perda per i corridoi delle stanze del Ministero ma arrivi a produrre effetti sui cittadini? Io per rispondere a questa domanda sono venuto a partire da un caso concreto frutto della mia esperienza. Per 3 anni sono stato capo di gabinetto al Ministero dell'Istruzione. Ho visto il potere ma ho esercitato anche il potere. C'è una legge che probabilmente conosco meglio di chiunque altro al mondo, che è una legge con impatto su 1 milione di studenti, sulle loro famiglie, su centinaia di migliaia di docenti. È una legge che è stata rilevante per l'ascesa prima e la caduta poi di un Presidente del Consiglio. Né lo Stato ha nudo storia intima della buona scuola, riporto il lettore nella stanza di allora per fargli rivivere un po' con me che cosa è successo veramente. Se volete capire com'è possibile provare a fare una legge rivoluzionaria e ritrovarsi il paese contro, per capire le difficoltà della burocrazia, dell'amministrazione, che cosa succede veramente dentro i palazzi romani, dentro le stanze, per capire che cosa c'è dietro ogni scelta politica, lo Stato a nudo vi aspetta in libreria.